E Michela Nicosia, la presidente del comitato nisseno UNICEF, per molto tempo la stessa aveva svolto il ruolo di referente, mentre ha ricoperto le vesti di presidente ad interim per Caltanissetta il presidente regionale Vincenzo Lorefice. A fine gennaio arriva invece il nuovo incarico. All'elezione del 29 gennaio hanno preso parte i volontari iscritti all'albo con potere di voto, presente anche il presidente regionale Lorefice, Luca Natale, responsabile nazionale dell'ufficio volontari, e l'assessore alle politiche sociali del comune nisseno, Cettina Andaloro. Il comitato UNICEF di Caltanissetta è da anni che è poco attivo perché appunto era carente del presidente. In questo periodo il presidente regionale, il professore Lorefice, ha fatto le funzioni di presidente dell'UNICEF di Caltanissetta e solo adesso abbiamo l'opportunità di rendere più attiva l'attività appunto dell'UNICEF su Caltanissetta e provincia. Io come referente dell'UNICEF in questi anni ho potuto dare il mio contributo per quello che ho potuto. Adesso con la presidenza spero veramente di portare la sede di Caltanissetta a livelli un po' più attivi e partecipi per quelle che sono le iniziative appunto dell'UNICEF. Adesso manca soltanto la ratifica della nuova nomina da parte del direttivo, intanto proseguono le iniziative, attività e progetti per il territorio. L'UNICEF non è soltanto sostegno ai bambini del terzo mondo, l'UNICEF lavora per tutti i bambini del mondo, qualsiasi sia la loro collocazione, il loro disagio, la loro problematica. A livello locale, diciamo, per quelli che sono i bambini che sono più vicini a noi, sicuramente segue quelle che sono le minoranze, quindi i bambini che non hanno il diritto allo studio perché in dispersione scolastica, vuoi per cultura, vuoi per disagio economico, o vuoi perché le famiglie magari non li supportano. In più stiamo lavorando sulle nuove generazioni. Vogliamo che i minori abbiano più consapevolezza del territorio in cui vivono ed ecco perché quest'anno l'UNICEF nel progetto Scuola Amica ha portato due progetti molto importanti. Uno appunto sulla dispersione scolastica che si fa più che altro con le scuole e con tutte le istituzioni legate alle scuole. E poi un progetto sull'ambiente, affinché questi piccoli, che un domani saranno grandi, abbiano la consapevolezza del territorio che trovano e che vorranno nel loro futuro. Oggi sono qua allo Stadio Palmintelli con il nostro punto UNICEF, proprio perché ci ha invitato l'Atletico Caltanissetta, perché hanno questa iniziativa che io non conoscevo e ne sono orgogliosa di essere stata coinvolta. Ogni volta che la squadra gioca in casa, loro invitano un'associazione, un aulus, e al posto di far pagare l'ingresso agli spettatori, li invitano a dare un contributo appunto all'associazione. E questo è stato sicuramente una sorpresa per me, intanto perché non sapevo dell'esistenza di questa iniziativa, che è lodevolissima. E ho avuto la possibilità di presentare i progetti UNICEF ai curiosi che si avvicinavano al nostro punto di informazione.